in un minuto e mezzo, cosa hai combinato? No. Avete capito tutti, come vuoi raccontarci un po' meglio che regalo hai voluto fare? Allora, per una serata così speciale, per una causa che mi sta molto a cuore, ho pensato che l'omaggio migliore che potessi fare a un grande artista che è Banksy, e la sua opera si chiama Speranza, perché io credo che finché ci si dà una mano e finché ci sono iniziative così belle, c'è sicuramente speranza. Quindi io sono l'omaggio. Poi la speranza parte dai bambini. Facciamo davvero un grande applauso a Laura, è stato bellissimo. Io volevo ringraziarvi tutti perché sono anche grazie oggi perché ho conosciuto meglio la Super Pai, il lavoro che fa Gianna ve l'ha raccontato bene. Volevo ringraziare anche tantissimo l'Avis che è qua con noi oggi. Siete ragazzi di Avis. Sì, io sono donatore, vi posso dire che donare il sangue è una cosa che mi fa stare benissimo, mi fa sentire veramente di pace con quel mondo. Perché donare il sangue vuol dire dare qualcosa di se stesso, del proprio fisico a. Che può aiutare a salvare un'altra persona. Chiunque di noi fra un po' potrebbe avere bisogno, speriamo di no, però quindi insomma l'Avis sarà presente qua di fuori insomma per incontrarvi. Ringrazio poi i ragazzi della Lingua Lis, le ragazze, tutti gli ospiti che sono venuti. Volevo ringraziare tutto il fan club che si è fatto in quattro per aiutarmi, tutto il mio fan club, grazie davvero per tutto l'appoggio che mi avete dato. Voglio ringraziare il team della Katia che sono i miei due collaboratori più stretti, grazie davvero. Abbiamo fatto un lavorone, non serve per noi fare un lavoro del genere, ci abbiamo lavorato 2, 3, 4 mesi forse. Però vi giuro che è una delle serate che porterò per sempre con me tutta la mia vita. Grazie davvero per l'attenzione. Volevo ringraziare al basso, Igor! Si vede lì dietro? Alla batteria, no, non si vede? No. Qual è la batteria un attimo? Dai, tanto c'è Johnny che fa anche la batteria, fa qualcosa. Johnny fa sempre qualcosa, tanto. Sono stato più con te quest'anno che con la mia compagna, mia figlia. Non parliamo di famiglia? Non tocchiamo il tasto famiglia. È un disastro. Ma che applauso vogliamo fare, Johnny? Ma che applauso vogliamo fare? Il più grande che guarda te lo voglio fare io. Non passa giorno, come l'ho già detto un po' durante la serata, che qualcuno non mi offenda sui social da qualche parte. Ah, il fratello di Ligabue, quel raccomandato, chissà quante spinte, quante raccomandazioni che avrà. E poi magari a chi sta sui coglioni Ligabue, oh già c'era un Ligabue, adesso è arrivato il secondo, oh, non se ne può più, cioè. E la voce di Vasco, insomma, oh, fa parte dei giochi. Ho deciso di mettermi in gioco e quindi si prendono le cose belle e quelle meno belle, ci mancherebbe. Volevo solo dirvi una cosa: io quest'anno ho fatto 100 concerti, praticamente non abbiamo un autista, non abbiamo mai nessuno che ci accompagna. La casa discografica ce la siamo fatta noi, e lui abbiamo fatto i chilometri, abbiamo scaricato gli strumenti, ci siamo trovati gli hotel, abbiamo fatto tutte le cene con i sindaci, con i comitati per mantenere dei buoni rapporti. Abbiamo fatto tutto, tutto, non abbiamo mai detto wow. Perché sapete quali sono le nostre raccomandazioni? La voglia di venire sul palco e divertirci. Punto. Sure.
Igor, Diego, Johnny. Mi dicono che possiamo, chi ha voglia di fare un saluto, un abbraccio, una foto, un autografo, ci ritroviamo tutti.